posizione. Ci ha fatto vincere a tempo quasi scaduto contro la Pistoiese, tanto pesante quanto strepitoso il colpo di testa di Gabrilloni che ha affossato la Pistoiese. Eh sì, la porta lui la vede, se la vede. Com'è che si dice? A Gabrigol basta un'occasione per metterla dentro. Una sola. Quarta piazza per una roba che, raga, scansatevi tutti, ci penso io. Palla al piede, dritto verso l'area di rigore e al limite. Un missile terra-aria terrificante sotto l'incrocio lucchese, annichilita dal colpo da re vichingo del nostro Alessio Ioni. E siamo sul podio, qui le cose si fanno serie. Siamo al Breda di Sesto San Giovanni, la perla che ha sbloccato e deciso la partita, questa qui. Stop col destro, si gira sul piede perno, sinistro sul primo palo, il dottor Gabrilloni sale ancora una volta in cattedra e quando ce l'hai davanti come fanno a non uscirti gli occhi a cuoricino? Come si fa? Come si fa? Come si fa? La seconda posizione se la prende di prepotenza, sì, ma con una classe infinita lui, il nostro 10. Opla, stop a seguire e poi dritto, in buca d'angolo, il colpo da biliardo di Massimiliano Gatto contro la Juve Under 23, perché sì, contro la vecchia signora ci vuole un signore del gol e tu lo sei, Mimì, lo sei, certo che lo sei, ma ora attenzione perché ci siamo, la prima posizione. Il gol più bello non poteva che essere l'1-0 contro la Propatria, e mica solo perché è valso la prima vittoria al Sinigaglia dopo 10 mesi, no, piuttosto perché, che vuoi dire, di fronte a una cosuccia così in mezzo a 4, tac, tunnel, diagonale, ma cos'è? Che cosa è il gol di Solini? È una magia assoluta, perché sì, tu sei un mago, Matteo, sei un mago, sei un mago!